Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. La sigla così neanche mi aspettavo. Registra, ricordati. Buongiorno a tutti. Buongiorno, sì, ecco, scusate. Un attimo di qualche problema tecnico sulla trasmissione della sigla oggi. Chiedo scusa, eccoci qua in diretta. Benvenuti a tutti a Summer in the City. Ultima puntata di Summer in the City, forse anche per questo oggi siamo stati un po' distratti nella nostra sigla, perché da domani siamo a Campus Party. Lo avete visto nelle nostre dirette, il promo sta girando da qualche giorno. Da domani mattina, tutti i giorni, fino a domenica, in diretta dalla Fiera di Milano, dal MICO, Milano Congressi, Gate 3 per Campus Party, la fiera dell'innovazione. Davvero ne racconteremo di tutte e ne racconteremo davvero di interessanti e di belle. Ma oggi chiudiamo Summer in the City con una puntata direi molto gustosa e direi anche molto dolce. In questo caso lo facciamo insieme al nostro ospite di oggi, Jennifer Cuppone di tortamiacasa.com. Esatto, sono io, ciao. Ciao Jennifer, benvenuta, grazie mille di essere qui con noi ospiti grazie oggi. Grazie a voi. Allora, Tortami a casa, un sito, ma che cos'è Tortami a casa? Tortami a casa è un laboratorio artigianale. La particolarità di questo laboratorio è che è ubicato nella mia abitazione, però è tutto in regola, tutto certificato e pertanto il laboratorio è attivo in casa mia, quindi questa è la cosa. Ecco, proprio quindi quel casa di Tortami a casa è proprio casa tua. Sì, esatto. Ecco, la particolarità proprio della tua attività è quella di aver aperto un'attività in tutto, per tutto un'attività di pasticceria, mi viene da dire, esatto, in sì. Regola. Però non sei andato a prendere un laboratorio, non sei andato a prendere un negozio, chissà dove, ma hai deciso di farlo in casa tua. E oltre a deciderlo, lo si può fare. Sì, questa esattamente. È la peculiarità, no, della esatto, cosa. Perché esiste questo regolamento europeo che è stato inserito in Italia anche nel 2004, che però pochi conoscono, purtroppo, però è possibile aprire un'attività utilizzando la propria cucina familiare. Quindi si apre un laboratorio a tutti gli effetti in regola in casa propria. Ecco, come ti è venuta l'idea di Tortami a casa? Allora, inizialmente cercavo una possibilità diversa, dato che ero rimasta a casa dal lavoro, io facevo la graphic designer e quindi cercavo un'attività che potesse in qualche modo conciliare anche la famiglia. E inizialmente ero orientata alla ricerca del laboratorio, però i costi mm-hmm. per un laboratorio sono molto elevati. E quindi cerca chi ti cerca nell'internet, sono venuta a conoscenza di questa collega che adesso ormai siamo anche amiche, di Mantova, uh-huh. che ha il laboratorio, e poi ho conosciuto un'altra collega che è invece di Milano, con il quale poi ci siamo incontrate, ci siamo conosciute, e quindi mi hanno raccontato entrambe la loro esperienza con questo laboratorio e questa possibilità di aprire. Di aprire, quindi un laboratorio di effetti nella propria cucina di, esatto, di casa, giusto? Esattamente. Non hai dovuto fare niente di strano, tu la cucina che avevi andava bene? Sì, esatto, ovviamente niente. Ci sono magari delle accortezze da fare all'interno dell'abitazione, poi ognuno, cioè dipende poi dal caso specifico, uh-huh. però l'unica cosa che io ho fatto è stato acquistare un secondo frigorifero che è dedicato solo ed esclusivamente all'attività, okay. e poi ho fatto la tinteggiatura, quella apposta per i ristoranti HACCP all'interno del locale cucina. Ah, per il resto di, sì, non ho fatto cambiare la cucina, no perché non ci sono, no, esatto, non ci sono obblighi di attrezzature professionali, quindi si può utilizzare quello che c'è. Ovvio che se uno ha necessità di comprarsi il forno o altro lo può fare tranquillamente. Okay. Tortami a casa, quando l'hai aperto? Esattamente un anno fa, il primo giugno dell'anno scorso. Come sta andando questo molto primo bene anno? Devo dire molto bene, anche un po' inaspettatamente, però sta andando benissimo, collaboro, cioè clienti ci sono, aumentano, ho collaborato anche con aziende, quindi ci sono state varie attività, anche per esempio questo bigliettino, uno dei tanti che ti ho portato, questa foto qua è del catalogo di Zodio Italia, sì, perché ho anche avuto la possibilità di collaborare con loro. Questi sono i biglietti da visita di Tortami a casa.
ecco, credo che si stia vedendo, appunto. E appunto, questo mi dicevi che è un lavoro? È un lavoro che ho fatto per Zodio Italia, per il catalogo Primavera, quindi è stata in copertina sul catalogo di Zodio. Ecco, appunto, ed è il tuo biglietto da visita. Esatto. Rimani così, Fabio, con l'inquadratura torno io a cercare di... Ce ne sono vari, nel senso che, ecco, qua ci sono anche altre figure. Questo è un pupazzo? Sì, è una torta Moana, che avevo fatto, Vaiana, anziché in Italia è Vaiana. Avevo fatto la bambolina, le decorazioni sono tutte fatte a mano, dipinte a mano. Ok, va bene, insomma, ce ne sono, ne fate veramente di ogni forma, sì, misura, ci sono motociclette, ci sono torte piene di macaroni. C'è il T-Rex. Questo è un vulcano con un T-Rex, vedo dall'altra parte, insomma, c'è davvero... Un po' di tutto. Ma anche devo dire, molto interessante questa cosa di aver fatto i biglietti. Diciamo che ho sfruttato il mio vecchio lavoro. Infatti, com'è che da quel lavoro sei finita a fare con le mani in pasta? Diciamo che io già ci nascevo con le mani in pasta, perché io ho il papà che fa il maître e quindi sono cresciuta nei ristoranti. Quindi l'attività di cucina è sempre stata una cosa familiare. Un gioco inizialmente, io siamo tre sorelle, quindi abbiamo sempre pasticciato a casa col papà che lavorando nei ristoranti, siamo proprio cresciute, cioè noi tutte le feste le abbiamo fatte dentro i ristoranti, siamo sempre state dentro i ristoranti. Sono ben contenti di vedere anche che il nostro pubblico sta già commentando la diretta e saluto Paolo Sonsogni, che è un ex giocatore di football americano, quindi uno che insomma di mangiare se ne intende. Perché è un uomo di una certa, di un certo spessore, quindi dice che ti fai complimenti per la bellissima idea e dice che vuole sicuramente provare il più presto uno dei tuoi dolci, che tra parentesi oggi, insomma, per motivi poi di spazio così, poca roba oggi ci ha portato giustamente, ma ci ha portato dei macaron, questi farciti, sono, allora, aspetta, sì, facciamoli vedere, sono macaron farciti con ganache al cioccolato fondente e un cuore di caramello salato. Ecco, quando sono arrivati erano molto più belli, devo dirlo, poi tra il caldo del sotto gazebo, lo studio, insomma, si sono un attimino stanno cedendo, però erano davvero davvero belli, ma soprattutto l'importante è che sono davvero davvero buoni. Dopo infatti ce lo mangiamo appena finita la diretta. Non sei l'unica, come dicevamo, no? Esatto. Però a fare questo tipo di attività, già tu avevi incontrato appunto altre persone, esatto, che ti hanno aiutato in questo e avete deciso di creare, anzi c'era già, però tu sei di fondare, in sì, effetti poi una collaboratrice dell'associazione, di un'associazione che aiuta chi ha voglia di mettersi in proprio, perché a tutti gli effetti, ricordiamolo, è una possibilità di lavoro autonomo. È un'impresa, a tutti gli effetti, con però la possibilità di farla in casa propria. Esatto, quindi la cosa bella è che ci si può conciliare appunto con la famiglia. Mm-hmm. Infatti la maggior parte di noi sono mamme, perché è comodo anche per quello. Raccontaci della IAD, no? Impresa, esatto. È Impresa Alimentare Domestica. Ok. È un nome che è nato per caso, perché in realtà nel regolamento non specifica proprio IAD, però parla insomma di microimpresa localizzata nella cucina familiare. Quindi insieme ad altre 5 socie che sono sparse in Italia, la nostra presidente di Roma, tra l'altro per farti l'esempio di quello che facciamo, lei fa pane, fa lievitati, si chiama Mamma Fornaia, e lei fa principalmente lievitati. Poi c'è Serena e Simona che invece sono in Toscana, loro fanno cake design come me. E poi c'è la Stefania, che è la ragazza che ti dicevo prima, che ho conosciuto, sì, per seconda, diciamo, che con cui collaboro, ci vediamo spesso, è nata anche una bella amicizia. Lei fa biscotti principalmente, si chiama Biscotti e Parole. E quindi ognuna di noi ha creato la sua attività e insieme abbiamo deciso di fondare questa associazione. Cosa fa la IAD? L'associazione. Sì. Allora, l'associazione IAD Italia ha deciso di unirsi innanzitutto perché, pur essendoci questo regolamento europeo, l'Italia comunque non ha regolamentato la situazione di questa attività. Diciamo che è stata un po' messa da parte, anche perché il regolamento è del 2004, ma la prima IAD è stata aperta nel 2015, quindi... è venuto fuori un po' dopo, diciamo. Adesso siamo circa una cinquantina in Italia, però noi vorremmo regolamentare la situazione, perché non avere una legislazione comunque a tutela nostra, diciamo che è un po' pericoloso. E quanto è stato difficile infatti all'inizio magari aprire, è difficile, far capire proprio il commercialista, ma più che il commercialista facendo, alle ASL, ai comuni, che alcune non conoscono proprio il regolamento.
E in quel caso, quindi, chi è che è dalla parte della ragione? Tu che dici il regolamento però esiste? Esatto, che bisogna non lo sapete, insistere. O loro che dicono no, non lo sappiamo e quindi tu non lo puoi fare? Diciamo che la maggior parte ti dice così, non si può fare. Okay. Si cerca di insistere, solo che il problema è che non siamo abbastanza, cioè una persona comune non ha abbastanza forza perché per poter... La lobby degli alimenti domestici, no, non è esatto, così, non così esiste forte. Esattamente, infatti per questo motivo abbiamo creato l'associazione, proprio per dare forza alle attività esistenti, per far capire alle ASL comuni che questa cosa è fattibile, è possibile, c'è un regolamento, le cose comunque si fanno a norma, si fanno con un manuale di HACCP che gestisce tutta l'attività, quindi non è che si fanno proprio a caso, comunque si trattano gli alimenti, quindi per gli alimenti bisogna avere un certo tipo di trattamento. Quindi voi dovete avere l'HACCP, quindi fare certo, quel corso. Certo, siamo tutte certificate HACCP. Da quanto ho capito poi comunque anche la casa viene, diciamo, messa in, a norma per esatto, poter fare tutto quanto. Esatto, abbiamo delle regole precise da seguire. Comunque l'ASL... L'ASL da un certo punto di vista li capisco, perché nella mentalità comune è un po' strano l'idea che uno possa fare questa cosa in casa, in regola. Tu sei di Pieve Emanuele, Pieve quindi Emanuele. ASL... L'ASL è Melegnano, sud di Milano, quindi Melegnano com'è stata? No, loro non hanno detto nulla, forse perché c'era già aperta Stefania con la sua e quindi ecco. Forse per quello, perché chiaramente se si apre la strada, diciamo, si riesce, però in alcuni posti anche al sud è difficile far capire queste possibilità. Uh-huh. Quindi di solito l'ASL e i comuni si rifanno alla regione, mandano, saltano la palla alla regione e dicono vedete voi cosa fare, perché io non so cosa fare, però nella maggior parte dei casi la regione dice ecco, si può fare. Per chi si stesse domandando beh però allora io domani posso cominciare a fare qualsiasi cosa nella cucina di casa, attenzione che non è così, ci sono degli alimenti che non potete trattare, molto probabilmente anche pensiamo anche con gli alcolici se fossi sono delle restrizioni, non facciamo somministrazione, mi dispiace appunto Sonzogni e company, mi spiace la birra non rientra ancora in questo tipo, c'è tutto un altro regolamento per quello, poi se mai ne parleremo con i nostri amici dei tribagai del birrificio artigianale, ma non è la stessa cosa, no. Ve lo dico subito. E idem mi dicevi sì, non carne, si fa somministrazione, esatto, freschi, carni freschi, no, vabbè, niente macellazioni di maiali, esatto, nelle cucine di casa. Quindi non abbiate timore comunque di avere appunto, cioè, i cibi diciamo un po' più delicati vengono comunque... Sì, cibi che di solito all'interno dei ristoranti sì, hanno un processo di lavorazione diverso, perché per dire il pesce, la carne ha bisogno dell'abbattimento, che noi in casa sì, volendolo potremmo fare, ma per quanto riguarda l'attività di IAD non si può fare. Okay. Non facciamo somministrazione, noi facciamo solo manipolazione del cibo, quindi... lavoriamo su ordinazione, la gente ordina, noi prepariamo, quindi tutto fresco perché non abbiamo niente in casa, prendiamo la roba proprio per fare l'ordine e poi vendiamo direttamente al cliente o anche alle aziende. Ecco, come funziona in quel caso? Appunto, a chi vi riferite? Chi sono i vostri clienti più classici? Per la maggior parte i privati, però io ho lavorato anche per delle aziende. L'anno scorso mi è capitato di fare per 3 giorni a Torino il congresso nazionale di ortopedia, che è una roba un po' strana, però sono stata 3 giorni in questo stand di questa azienda che mi ha contattato e ho fatto il buffet salato e i dolci per all'interno dello stand, quindi sono stata 3 giorni lì a fare questa cosa. Sono amici, soprattutto invece gente se no, sì, se no privati, che tramite il sito possono contattarti? Sì, tramite il sito, tramite la pagina Facebook, okay. C'è anche chi mi contatta via Instagram. Quanto sono importanti i social per un'attività come la tua? E al giorno d'oggi tantissimo in generale. Per le IAD ancora di più, perché noi non abbiamo la vetrina. Okay. Non abbiamo una pasticceria su strada dove la gente passa e vede. La nostra vetrina è internet. Quindi nel tuo caso, esempio, immagino il tuo Instagram strapieno di torte. Ovvio. Una più bella dell'altra. Come si fa poi a far passare però oltre alla bellezza anche la bontà del prodotto? È difficile per il cake design, quindi parlo principalmente per me, è difficile perché di solito viene vista come la torta bella ma non